Buongiorno, stamattina mi trovo sopra Menaggio. Questa davanti a me è l'antica stazione del trenino che c'era una volta. Per arrivare qua, prima dell'ospedale Renaldi di Menaggio, nel tornante c'è una stradina che vi porterà fino a qua e ci sono tantissimi parcheggi anche sopra lì, parecchi parcheggi. E adesso andiamo avanti e vedremo l'attacco della strada, andremo a vedere l'orrido. Eccoci, appena qua sopra c'è il parcheggio, c'è una piccola stradina che scende dall'ultimo parcheggio in alto e subito qua a sinistra c'è una traccia, nessun cartello, che vi farà andare verso l'orrido. Poi vi lascio la traccia GPS, quindi non avrete problemi. Comunque, per chi non ce l'ha, poi appena qua sull'albero c'è un cartello che indica Parco della Valsenaga con su dell'istruzione. Adesso quel percorso nel mese di settembre verrà restaurato tutto, mi sembra, c'era sul giornale, più di 100 e passa mila euro, e verrà ristrutturato. Comunque adesso andiamo a vedere in che condizioni è, com'è soprattutto. Bene, siamo arrivati a una deviazione. Attenzione, qua il sentiero va dritto ma non dovete andare dritti, nessun cartello, quindi dovete girare qua a destra. Attenzione che qua il GPS, ho già guardato io, confonde, quindi giriamo subito qua a destra, a 2 minuti dal parcheggio praticamente, e cominciamo a scendere. Strada, come vedete, semplice, si va avanti. Bene, siamo scesi un po', incrociamo un altro sentiero e prendiamo a sinistra. Quel sentiero qua è quello che arriva da Loveno, che è un'altra partenza per l'orrido, ma qua risparmiamo strada. Quindi adesso giriamo subito qua a sinistra e andiamo avanti. Dopo pochi minuti dalla partenza siamo arrivati a questo ponte. Sotto di noi il fiume, come vedete. E adesso si sale con la gradinata qua. Sotto di noi il fiume, adesso si vede poco, c'è questo tratto con tutte le ringhiere di sicurezza. Quindi vediamo più avanti se si vede qualcosa di meglio. Allora, la strada dopo ci saranno tutte queste ringhiere di sicurezza. Alcuni punti, come vedete, si vede il fiume, le sue pozze. Adesso passiamo nel tratto scavato nella roccia. Comunque, come vedete, c'è la ringhiera, quindi bisogna stare un po' attenti alla testa. Mi sa che è un po' bassino, però niente di che. Guardate qua che bello. Si continua. Ancora un altro punto che si vede il fiume. Le ringhiere continuano su tutto il percorso, anche perché questa era una stradina di servizio. Vediamo qua. Dopo una ventina di minuti dalla partenza, noi arriviamo da lì comunque, abbiamo questa cascata. Ci avviciniamo.
si continua proprio qua di fianco alla cascata. Saliamo questo pezzettino e vediamo com'è. Ecco qua i cartelli e prendiamo per Mulino Chioderia o Chioderia. Mi salite sul ponte a dare un'occhiata. Dall'altra parte arriva anche un'altra strada, eh? Comunque noi proseguiamo verso la Chioderia. Siamo risaliti, abbiamo trovato questo spiazzo, qua ci sono dei cartelli ancora e seguiamo sempre Chioderia a destra. Anzi, già che ci sono, cosa c'è scritto lì? Belvedere 5 minuti. Andiamo a vedere cosa c'è al Belvedere, va? Allora, questo è il Belvedere. Beh, siamo in basso, non è che si può vedere più di tanto. Non so se ne vale proprio la pena. Bene, ritorniamo ai cartelli e poi andiamo su verso la Chioderia. Siamo ritornati sulla strada e a questo cancello, subito dopo i cartelli di prima, troviamo ancora dei cartelli, vediamo. Seguite sempre Mulino Chioderia, un quarto d'ora, e Monti di Madri, 1:25, dove andremo dopo probabilmente, non lo so ancora. Cominciamo ad andare verso il mulino. Adesso la strada è carrabile, quindi facilissima, si continua. Siamo arrivati all'Ecomuseo della Valzenagra, Fornace Galli. Allora, apertura da maggio a settembre, seconda e ultima domenica del mese, dalle 10 alle 12 e mezza e dalle 14 alle 17. Info, guardate pure. Bene. Adesso la strada è lastricata. Siamo arrivati all'agriturismo La Vecchia Chioderia. Subito qua troveremo dei cartelli. Siamo al mulino Chioderia, 412 metri, e seguo verso Monti Madri, qua a destra, e Sascorbè 20 minuti. Strada sempre semplicissima, siamo arrivati a altre due cascate. Chi per caso volesse evitare l'orrido può partire da Codogna o dalla Chioderia direttamente e fare quel sentiero qua semplicissimo. Siamo arrivati a un ponticello di ferro, guardate che bello. Si continua. Siamo arrivati al Sascorbè a 500 metri. Subito qua avanti c'è una scaletta scavata nella roccia, però vedete ci sono le ringhiere che ci aiutano, eh? Quindi si sale da qua. Dopo il Sascorbè il sentiero comincia la salita, come vedete è tutto segnato, sempre abbastanza semplice, però si fa un po' più ripido, eh? Si continua. Dopo questa casetta dove c'è su anche un piccolo affresco, attenzione a non sbagliare qua, che c'è un'altra stradina che va su a destra, magari arriva allo stesso posto, comunque voi scendete qua giù a sinistra. Dopo un paio d'ore, da semplice sentiero, siamo arrivati ai Monti di Madri a 570 metri, che praticamente sono un'ora dal mulino Chioderia o Chioderia. Davanti a noi una yurta, vediamo com'è. Questo è il luogo di meditazione e preghiera, siete benvenuti, gentilmente lasciare le scarpe all'esterno, giustamente. Vediamo, è aperta, c'è anche una stufetta, guardate che bello. Pure un letto, altri due materassi di qua, altri tre o quattro materassini lì,
A destra della yurta c'è un sentierino che prosegue verso Tampia, c'era anche un cartellino. Dopo una mezz'oretta da Madri, un sentiero molto ripido, siamo arrivati a Cabianca, che è distrutta. E continuiamo verso Tampia. Dopo 2 ore e 40 minuti dalla partenza, eccoci arrivati a Tampia. E sopra di noi le creste della Grona. Andiamo dietro. In lontananza è un po' di foschia, oggi si vede il lago là in fondo. Si continua. Dopo le baite si segue l'evidente strada qua bella larga che ci porterà alla nostra meta. Continuiamo l'anello. La strada continua carrabile. Ogni tanto ci sono degli scorci sul lago, stupendo, peccato per la foschia, però è bello anche così. Quindi adesso siamo scesi per parecchio tempo in falso piano. Adesso passiamo dall'altra parte della valle, sempre dal sentiero, e dobbiamo risalire un po'. Questo è il sentiero numero 3 delle 4 valli, come vedete è segnato. Bene, e adesso risaliamo un po'. Bene, siamo saliti quella ripida salita, ma è cementata, e siamo arrivati in località Dos, a 850 metri. Qui c'è una fontana, vediamo se funziona. Sì, l'acqua c'è per il momento. Quindi da qua poi prendiamo la strada qua a scendere a destra, sempre segnata 3 delle 4 valli, e si va avanti. Siamo arrivati a un incrocio, a sinistra Rifugio Menaggio, e noi invece prendiamo per Ligomena o Ligomena. Siamo arrivati a un incrocio e vediamo un po'. Prendiamo verso Loveno, Codogna e Barna, sempre il sentiero 3 dei Monti Lariani, e quindi qua a destra, e si continua. Ora dalla Carrabile tagliamo a destra, comunque seguite sempre il numero 3 e i segni che ci sono sulla strada, e non sbagliate. Siamo arrivati, non so se è un lavatoio questo, che cos'è. Arrivati qua, girate a destra, perché c'è anche una stradina che continua dritto, però sul sasso c'è il segno, si gira a destra e si scende. Siamo arrivati a Barna, a 563 metri, dove c'è la chiesa, davanti all'entrata della chiesa. Troviamo i cartelli, seguiamo Codogna, mezz'ora a destra, quindi si continua. Il sentiero è sempre semplice dopo Barna, comunque seguite sempre i segni, il percorso è segnato, e andiamo verso Codogna. Allora, adesso qua siamo ritornati alla Cioderia, dove c'era l'incrocio qua subito dopo la Cioderia. E ritorniamo un pezzo sulla strada che abbiamo fatto stamattina. Bene, arrivati alla Cioderia, stamattina siamo arrivati da lì a sinistra, giriamo a destra e saliamo su di là. Allora, siamo arrivati a Codogna, dove c'è il campo sportivo, si gira. Comunque, come vedete, seguite sempre il sentiero numero 3, che non sbagliate per il momento. Una volta scesi tutta la strada provinciale, si arriva a Cardano, e prima della statale, subito qua a sinistra, prendiamo la pista ciclopedonale Menaggio Porlezza.
sulla ciclopedonale troverete anche questa galleria, perché questa qua una volta faceva parte dei binari del trenino che da Menaggio conduceva fino a Porlezza, adesso trasformata in ciclopedonale. Bene, la strada arriva direttamente qua al parcheggio da dove siete partiti. Abbiamo fatto 769 metri di dislivello, 5 ore e 2 minuti, 20,88 km. Comunque sotto vi lascio la traccia GPS. Per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto. Alla prossima!